Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come creare appunto questo matte painting, che non sarebbe altro che praticamente inserire o eliminare delle parti in un video, come spesso succede nei film in alcune scene, no? Metti un paesaggio dove vogliono aggiungerci dei particolari che nel video originale non ci sono. In questo modo si può fare, si può personalizzare appunto la scena facendola combaciare al meglio secondo le esigenze. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Apriamo After Effects, facciamo nuova composizione, 1920x1080, facciamo ok e io vado a importare il mio video, che è lo stesso che ho usato appunto nella preview. La prima cosa che andiamo a fare è la tracciatura della videocamera. Cos'è la tracciatura della videocamera? Praticamente ci fa selezionare tutti quei punti fissi all'interno del nostro video in modo che noi possiamo utilizzarli per ancorarci degli oggetti che in contemporanea si muoveranno o no insieme al nostro video. Per fare questo però la prima cosa importante, se io vado a vedere il mio video, io ho importato un video in 2K, insomma un po' più del Full HD, mentre la mia composizione è in Full HD, quindi 1920x1080. Infatti, se io vado a rimpicciolire, vedete che il mio video risulterebbe molto più grande, cioè dovrei portarlo a un 74%, un po' di più, a un 75%. È importante che la nostra composizione sia uguale a quella del video, perché altrimenti il tracciatore della videocamera ci dà errore, ci dice è impossibile farlo perché comunque le due sequenze non combaciano. Per ovviare a questo problema, cosa facciamo? Facciamo tasto destro sulla nostra sequenza e facciamo precomposizione. Facciamo sposta tutti gli attributi in una nuova composizione, facciamo ok e in questo modo, se noi adesso andiamo su trasformazione, vedete che il nostro 100% combacia perfettamente con la grandezza appunto del nostro Full HD. In questo modo noi possiamo andare a fare la nostra tracciatura della videocamera. Prima di andare a fare la tracciatura della videocamera, però andiamo a togliere il cielo, che è una delle cose che a me non piace, io ne voglio mettere un altro. Per farlo usiamo l'opzione pennello rotoscopio. Sia il tracciamento della videocamera che il pennello rotoscopio l'ho già spiegato in un altro tutorial. Vi lascio il link in descrizione così magari se volete andate a darci un'occhiata, comunque adesso a grandi linee ve lo torno a spiegare. Per eliminare il cielo dobbiamo fare doppio clic sulla nostra composizione. Come vedete ci apre la nostra composizione 1, tornando a fare doppio clic ci dà il livello appunto del lago, quello del mio video. Andiamo a selezionare pennello rotoscopio e praticamente dobbiamo andare a togliere il cielo. Quindi cosa facciamo? Andiamo a selezionare tutte le parti al di sotto del cielo. In questo modo. Perfetto, come vedete, questa è la parte che ci rimane. Se andiamo in composizione possiamo vedere naturalmente che il nostro cielo se l'ha tirato via. Ora cosa dobbiamo andare a fare? Innanzitutto spostiamo questa barra lunga, io ce l'ho la sequenza di 5 secondi, cioè il mio video durerebbe più di 50 secondi. Io ho messo per comodità, per fare una cosa abbastanza lieve e corta, una sequenza di 5 secondi, quindi io mi sposto più o meno verso i 5 secondi. L'unica cosa che dobbiamo andare a fare è fare play e lui ci farà l'analisi in modo da escluderci man mano il nostro cielo. Una volta che ha finito di fare tutti i suoi calcoli, torniamo nella nostra composizione e come vedete il nostro cielo ce l'ha completamente tolto. Ora andiamo a fare il tracciamento della videocamera, in modo da selezionare dei punti per andare ad aggiungere, appunto in questo caso, uno sfondo. Quindi
clicchiamo su traccia videocamera, andiamo su avanzate e mettiamo analisi dettagliata, in modo che faccia un'analisi molto più accurata di tutti i punti del nostro video. Una volta che ha fatto appunto l'analisi in background, aspettiamo la risoluzione della videocamera e, come vedete, ci ha creato i nostri punti. Una cosa importante, guardate nell'errore medio, che deve essere al di sotto di un pixel. In questo caso è perfetto perché è 0,21. Nel caso fosse più alto di un pixel, ci sarebbero dei problemi, perché vuol dire che l'errore è molto grande, quindi rischia che i punti non siano seguiti alla perfezione nel video. Quindi scegliete un video di maggiore qualità. Detto questo, quello che dobbiamo andare a fare adesso è selezionare un punto il più vicino possibile alle montagne. Nel caso non li vediate bene, potete sempre andare in dimensione punto traccia, aumentando, come vedete, aumentano le dimensioni dei nostri punti. Io direi di selezionarne questo qua, quindi lo selezioniamo, tasto destro del mouse, e andiamo a fare crea nullo e videocamera. In questo modo lui ci creerà una videocamera e il nostro oggetto nullo, che seguirà il movimento appunto del nostro video. Ora quello che dobbiamo andare a fare adesso è, in progetto io metto, ho trovato una foto su Google, importo sotto al livello del lago la mia foto, andiamo a spuntare la casella 3D, questa qui col quadrato, in modo che ce la renda in tridimensione. Poi apriamo il nostro oggetto nullo sotto a trasformazione, in modo da avere la posizione bene in vista. Stessa cosa nella foto che ho importato, nel mio caso montagne, trasformazione. Poi, tenendo premuto Alt sulla tastiera, clicchiamo sull'icona del marcatore di fianco a posizione, poi prendiamo questa chiocciolina e la portiamo nella posizione del nostro punto fisso, in modo che lui ci segua il nostro punto nullo, scusate, non punto fisso. Come vedete, ci ha adattato la nostra immagine, che è diventata piccolissima. Quindi adesso andiamo a fare in scala, l'andiamo a ingrandire. Fin quanto ci serve. Poi, tramite il punto di ancoraggio, l'andiamo a sistemare all'interno del nostro video. Io voglio che si vedano bene o male solo quelle due montagne lì di dietro, queste due, quindi vado a zoomare ancora un po'. Ok, in questo modo adesso, come vedete, lo sfondo segue perfettamente il nostro video. Adesso naturalmente dobbiamo andare a sistemare i colori, perché sono di due tonalità completamente diverse. Quindi andiamo in effetti, andiamo a scrivere livelli e sotto correzione colore andiamo a prendere appunto l'effetto livelli, lo mettiamo sulla nostra immagine e andiamo a sistemare appunto i nostri colori rosso, giallo e blu, in modo da sistemarli con il nostro video originale. Allora, se dobbiamo andarli a sistemare in questo modo non ce la faremo mai. Un trucco molto semplice e utile è questo: selezioniamo il rosso qui, così andiamo a interagire solo sui rossi. Stessa cosa in quest'icona, andiamo a selezionare il rosso. In questo modo lavoriamo molto più precisamente sulle tre tonalità di colore.
Quindi, andiamo ad aumentare la luminosità. In questo modo, in modo che assomigli il più possibile all'immagine sottostante. Quindi più o meno in questo modo. Poi stessa cosa, andiamo a selezionare verde qui nell'effetto e andiamo a selezionare verde qui. E andiamo a sistemare anche qua la luminosità. Direi più o meno in questo modo. Stessa cosa per il blu. Selezioniamo blu lì e blu qui. E anche qui andiamo a sistemare. Più o meno in questo modo la nostra immagine. Ora, se torniamo in RGB qui ed RGB qua, come vedete, la nostra immagine ha già assunto tutto un altro aspetto, sembra totalmente uguale appunto a quella sotto. E questa è praticamente l'anteprima del nostro video. Come potete notare qui, guardate, c'è questa linea bianca che appare e scompare, questo qui è dovuto al pennello rotoscopio che non ha selezionato benissimo il contorno. Per ovviare a questo problema andiamo sulla composizione dove abbiamo appunto utilizzato il pennello rotoscopio e andiamo a scostare leggermente il bordo in giù, come vedete, finché diamo una rapida occhiata, finché non scompare del tutto quel bagliore bianco che ci dà, semmai possiamo sfumare anche leggermente di più in questo modo. Se adesso andiamo qua, come vedete, è perfettamente sparito, sta molto meglio. Bene, io dopo ho aggiunto delle nuvole anche perché nel lago ci sono dei riflessi delle nuvole, qui non ce ne sono, quindi sarebbe abbastanza poco autentico, quindi la procedura è sempre quella. Io ho preso queste immagini da Google, le importiamo sopra il nostro livello, li rendiamo tridimensionali, quindi spuntando sotto questo quadratino. Andiamo ad aprire sempre il nostro oggetto nullo, trasformazione posizione, Alt, prendiamo la chiocciola, la portiamo sulla posizione qui, anche qui ci rimpicciolisce, ci riadatta la nostra immagine, quindi andiamo a zoomarla. E tramite il punto di ancoraggio la andiamo a posizionare dove vogliamo, insomma. Diciamo che le nuvole sono più o meno qui, quindi le posizioniamo più o meno qua. Semmai le zoomiamo un altro po' e le andiamo a mettere al di sotto del video, in modo che magari compaiano solo là di dietro e non davanti a queste montagne. Poi vabbè, io ne avevo anche delle altre, insomma potete andare ad aggiungere finché volete. Stessa cosa, io in questo punto avevo aggiunto la passerella di legno. Naturalmente però prendiamo un altro oggetto nullo vicino al punto dove vogliamo metterlo. Quindi andiamo su appunto livello dell'alveo, il nostro video, schiacciamo qui, vado a diminuire adesso
la grandezza dei miei punti, diciamo che voglio metterlo più o meno qua, seleziono questo punto, faccio crea nullo, lui mi creerà un nuovo nullo, che è questo qui, nel progetto passerella, lo prendo, lo metto qua, e stessa cosa, apriamo trasformazione per andare a selezionare la posizione, prendiamo il nostro nuovo oggetto nullo, semmai possiamo anche rinominarli per fare meglio, cioè insomma per fare un po' più di chiarezza all'interno del nostro spazio di lavoro. Comunque Alt, clicchiamo sul marcatore, ci viene fuori la nostra chiocciola, la andiamo a prendere, la mettiamo su questa posizione. Naturalmente mi ha dato errore perché non ho messo il 3D, quindi vedete. Quindi torniamo a prendere la nostra chiocciola, la mettiamo sulla nostra posizione. Ok, adesso ce l'ha da bene. E poi la andiamo a sistemare come prima, dove vogliamo. Diciamo più o meno qui. Andiamo a zoomare a vedere. Come vedete non è messa molto bene, quindi la portiamo leggermente più indietro e per renderla un po' più credibile, questa qua sembra proprio appoggiata lì in malo modo. Andiamo a prendere il pennello selezionando appunto il nostro livello passerella. Andiamo ad abbassare prima di tutto l'opacità in modo da vedere la riva sotto e andiamo a fare una maschera praticamente che segua più o meno la nostra riva. Ok, qui stiamo un po' larghi. Chiudiamo il nostro tracciato. Aumentiamo l'opacità, naturalmente ci ha tenuto solo questo. Quindi andiamo in maschere. Questa è la nostra maschera, facciamo inverti. Ora ci dà solo quello lì. Andiamo a espandere, diminuire l'espansione della nostra maschera. Andiamo a dargli un po' di sfumatura. In questo modo, come vedete, adesso è già molto meglio. Se noi adesso torniamo indietro. Lo adattiamo. Vedete, questo è il nostro video. Vedete che segue tutto perfettamente il nostro video. Io dopo gli ho aggiunto anche una diversa colorazione. Se noi andiamo in predefiniti animazione, immagini creative, qui abbiamo vari tipi di colorazione. L'unica cosa che dobbiamo andare a fare è fare nuovo, nuovo livello di regolazione. Che sia sopra a tutti gli altri livelli. Prendiamo il nostro livello, lo posizioniamo. In questo caso questo è veramente brutto. Comunque ce ne sono diversi. Uno sceglie quello che vuole oppure lo lascia semplicemente così. Bene, questo è tutto per quanto riguarda appunto questo tutorial, ossia il matte painting. L'aggiungere e modificare un po' i nostri video, come si fa nel cinema. Vi ringrazio di avermi seguito. Vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Mettete mi piace al video, commentate per qualsiasi cosa e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!